Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea Mireu, operativi come sempre. Siamo tornati con questo nuovo intervento, ragazzi, perché è venerdì e questo significa che manca sempre meno al ritorno della Serie A, soprattutto manca sempre meno al ritorno del nostro amato Cagliari. È di Cagliari che infatti parliamo, prepartita Udinese-Cagliari, domenica ore 15, tredicesima giornata del campionato di Serie A. Ragazzi, allora, partiamo dal presupposto che dall'ultimo impegno del Cagliari sono passate 2 settimane. L'ultima partita è stata contro il Verona, fondamentale vittoria ottenuta in casa, 3 punti veramente d'oro, come li ho definiti appunto nel video post partita. 2 settimane di stop per la pausa per le nazionali, e quindi mi auguro ovviamente che in queste 2 settimane Mister Lopez abbia lavorato con il gruppo per poter migliorare in tutti quegli aspetti che ormai sia noi tifosi che lo stesso Lopez sappiamo, insomma, il Cagliari essere un pochettino in difficoltà, l'aspetto difensivo, il discorso della proposta di gioco, essere più veloci, rapidi, sovrapposizioni, movimenti, tutte quelle dinamiche che ovviamente Lopez, da quando è arrivato a Cagliari, avendo avuto tutti degli impegni molto ravvicinati, non ha avuto l'opportunità di lavorare di fino. Ecco, sicuramente queste 2 settimane sono convinto che ci avrà lavorato bene. Tra altre cose, ha lavorato sostanzialmente con tutto il gruppo, perché se non erro, gli impegni delle nazionali hanno privato al Cagliari soltanto di Barella, Romagna e Mianghè. Quindi, sostanzialmente, comunque con il gruppo ci ha lavorato bene. Quindi, sono sicuro che vedremo sicuramente già un Cagliari più performante sotto tanti punti di vista. Almeno questo è l'auspicio. Udinese-Cagliari, Udinese, quindi, che è una squadra sicuramente da rispettare, che è una squadra che gioca in casa e che quindi vorrà far valere il fattore campo come è giusto che sia. Ma ragazzi, vi dico che secondo me il Cagliari, questa è una partita che se la può giocare a viso aperto, se la può giocare per poterla anche vincere, per due motivi sostanzialmente. Il primo è appunto quello che ho detto, che secondo me l'Udinese è una squadra che comunque è al pari del Cagliari, sono due squadre di pari valore sostanzialmente e quindi ce la possiamo giocare. Punto secondo, ragazzi, non dobbiamo dimenticarci che la prossima settimana giochiamo sì in casa, ma giochiamo contro l'Inter. Ora, io non voglio partire sconfitto con l'Inter del mio caro amico Luca Nerazzurro, ma ovviamente sono consapevole che sicuramente l'Inter è una squadra comunque tosta, una squadra in forma, e quindi ci può anche stare di perdere ovviamente contro l'Inter. Non parto sconfitto, ripeto, ma metto soltanto in conto che quella è una partita che potremmo perdere. Allora ragazzi, a maggior ragione, non dovendo dimenticarci tra le altre cose anche di 9 punti, di quei 9 punti che abbiamo perso fra Sassuolo, Chievo e Genoa, e che sono 9 punti che in qualche modo in trasferta dovremo cercare di recuperare, certo, anche nel girone di ritorno contro queste 3 squadre, ci mancherebbe altro. Ma intanto, magari in queste ultime partite del girone d'andata, se riusciamo a racimolare qualche punto in trasferta, male non fa. Quindi ci sono tanti motivi sostanzialmente per cui questa sfida contro l'Udinese è una sfida da giocarsi a viso aperto, da tentare di vincere. Non è facile, non è semplice. Non dico che ovviamente mi dispererei o imprecherei contro il Cagliari se appunto alla fine della partita, alla fine dei 90 minuti, non fossimo riusciti a vincere. Però sicuramente la mentalità, l'atteggiamento della squadra, spero e confido possa essere quello giusto per cercare appunto di portare a casa i 3 punti. Perché ripeto, giocando a viso aperto, stando attentissimi in difesa e proponendo calcio, io sono convinto che questo Cagliari possa andare a fare punti importanti, punti pesanti, appunto contro l'Udinese in trasferta. Questa almeno è la mia convinzione e la mia considerazione a livello generale. Per quanto riguarda poi il modulo che verrà schierato, ritengo appunto che il 3-4-1-2 sarà il modulo appunto che Lopez sceglierà per questa partita. Riguardo gli uomini, sinceramente ho letto in generale che potrebbe essere la formazione grosso modo che è scesa in campo contro il Verona. Vedremo poi se ci saranno degli avvicendamenti, magari recuperi, degli infortunati e quant'altro. In ogni caso, ragazzi, lo dico per l'ennesima volta, non contano, diciamo, tanto e soltanto gli uomini che scendono in campo, ma conta la mentalità e l'atteggiamento che gli 11 più i 3 che scenderanno poi successivamente, magari in ripresa, avranno nel cercare di portare a casa punti fondamentali per la nostra salvezza. Questa è la cosa per me più importante. Ragazzi, queste sono le mie considerazioni sul match di domenica. Come sempre, voglio sapere che cosa ne pensate voi, quali sono le vostre sensazioni su questo impegno in trasferta del nostro amato Castello. Fatemelo sapere commentando qui sotto il video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel po' in su, iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto, seguitemi su Facebook e su Instagram, e noi ci vediamo presto con altri nuovi interventi. Un saluto a tutti e forza Castello a tutti. Ciao ciao!